a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di Ti racconto Cremona, in compagnia di Craart Cremona Arte e Turismo e Cremona 1. Volendo riassumere con una sola espressione tutta la storia della costruzione della cattedrale, potremmo dire la cattedrale di Cremona viene costruita a cavallo tra XII e XIII secolo, un cantiere lungo e grandi valori simbolici trasmessi attraverso questo edificio, attraverso anche la figurazione. Quindi oggi parliamo di decorazione antica, parliamo di decorazione scultorea, parliamo di arte romanica. Parlare di decorazione romanica, di arte romanica, significa entrare, inoltrarsi in un ginepraio da cui potremmo far fatica ad uscire. Perché? Ma la motivazione è abbastanza semplice, perché tutti gli interventi trasformativi che ha vissuto questo edificio hanno sicuramente complicato la questione della ricostruzione dell'impianto decorativo originario. Ora, le opinioni, le attribuzioni, le questioni cronologiche sono davvero ancora ampiamente dibattute e infinite, potremmo dire, ma d'altra parte è qualcosa che è intrinseco al periodo storico che stiamo conoscendo insieme. Si tratta di fatto di pensare che non esistono agganci inoppugnabili per la definizione dell'uno o dell'altro artista. Di fatto la questione stessa dell'identità dell'artista è posta nel modo sbagliato, perché nel mondo medievale, nell'arte romanica soprattutto, non privilegiamo le individualità artistiche, ma vengono privilegiate le botteghe, o meglio le officine, ossia delle squadre di lapicidi, di scultori, magari coordinati da un capo scultore, un capo maestro o anche un architetto a volte, che girano di luogo in luogo, di cantiere in cantiere, portando con sé codici, pergamene, nelle quali potevano trovarsi delle ispirazioni per le decorazioni, ma portando con sé soprattutto anche la loro esperienza. Per quanto riguarda l'arte romanica in senso stretto, possiamo sì fare dei nomi allo stesso tempo, possiamo fare il nome di Viligelmo e il nome di Nicolò, tra le due firme diciamo più note, tra le prime individualità che emergono nell'ambito di queste officine. Questi autori sono attivi nei cantieri più importanti della Bassa Valpadana. Sto parlando di Modena, sto parlando di Ferrara, di Piacenza, di Parma e naturalmente anche di Cremona. Andiamo quindi a conoscere la scultura romanica nella nostra cattedrale. Ripartiamo quindi dalla lapide di fondazione. Ci troviamo all'interno della sagrestia dei canonici, dove si vede ancora oggi l'iscrizione lapidea che ci porta appunto l'inizio della costruzione di questa cattedrale, all'interno di una decorazione scolpita che ci presenta i profeti Enoch ed Elia a sostenere questa iscrizione, che ci porta alla data fatidica, il 26 agosto 1107. Anno Dominice Incarnationis, millesimo centesimo settimo, indizione quinta decima, presidente Domno Pascale in Romana sede, septimas calendas septembris, incepta est edificari, ec maior ecclesia cremonensis, que o contra media videtur.
Accertata la data, che potrebbe anche essere una data simbolica, ma comunque esiste, rimane invece una grande incertezza relativamente all'ultima riga, dove c'è un'abbreviazione molto particolare che dalla maggior parte degli studiosi è tradotta e sciolta con que media videtur, ma potrebbe anche essere un contra media videtur. Quindi cosa significa questa espressione? Le traduzioni possibili sono davvero diverse. Pensando a que media videtur si potrebbe fare riferimento a una costruzione edificata per metà, oppure alla posizione della lapide al centro della chiesa, oppure ancora alla posizione della chiesa al centro di qualche cosa. Per non parlare poi di contra media videtur, che potrebbe significare simmetricamente al centro oppure dalla parte opposta. Rispetto a che cosa? Probabilmente ad edifici preesistenti, a qualcosa delle antiche cattedrali che era rimasto, ne abbiamo già vagamente accennato. Quindi il mistero in realtà rispetto a quest'ultima espressione non è ancora sciolto. Cosa invece emerge? Emerge la presenza di questi due profeti, Enoch ed Elia, come nella cattedrale di Modena. Perché questi due profeti? Perché secondo la tradizione furono rapiti al cielo senza morire e quindi in un contesto di questo genere potrebbero avere un valore beneaugurante rispetto al destino di questa chiesa, sia intesa come edificio sacro che come comunità. Vi sono poi altre tracce di scultura romanica all'interno della cattedrale, al di sotto però della copertura in linea dorata dei capitelli che vediamo oggi, quindi non possiamo ammirarle con facilità. Dobbiamo quindi uscire per cercare altre tracce di scultura romanica sulla muratura di questo edificio. Immaginiamo quindi una sorta di esplosione metaforica, perché dobbiamo andare a caccia delle schegge di questo ordigno artistico. Andiamo. Le prime schegge di questo ordigno artistico sono quelle che possiamo considerare a matrice viligelmica, quindi pensiamo al team di scultori operanti nel cantiere modenese che vengono chiamati a lavorare anche a Cremona per la loro specializzazione nei portali soprattutto e per la loro capacità narrativa. E infatti facciamo focus proprio su questo, facciamo focus sul portale della nostra cattedrale che vediamo elegantemente connotato da una raffinata strombatura, ossia da una successione di colonnine collegate tra loro da archivolti dalle cornici finemente intagliate, con motivi a torciglione, con motivi a foglie sovrapposte e anche con formule geometriche fitomorfe di vario genere, che sono la testimonianza proprio della capacità di questi scultori legati alla bottega, all'officina viligelmica, di abitare, tra virgolette, la scultura. Thank you.
Di questo portale fanno parte integrante anche le belle statue che troviamo sugli stipiti del portale stesso, due per ogni lato. Sono i quattro profeti maggiori, Geremia e Isaia da un lato, Daniele ed Ezechiele dall'altro. Sono statue che sembrano quasi colonne perché appartengono strettamente alla materia di cui sono fatte. Sono state probabilmente scolpite su lastre romane di reimpiego. Sono statue che presentano i caratteri della scultura romanica, sono ieratici, sono estremamente primitivi nella loro strutturazione, se vogliamo, ma sono simbolicamente connotati e molto forti dal punto di vista espressivo. Portano con sé dei cartigli con alcune iscrizioni in latino che adesso andiamo a vedere. Il primo in alto da questa parte è Geremia, che dice: "Hic est inquit Deus noster, et non estimabitur alius, absque illot qui invenit omnem via scientiae, et dedit eam Jacob puero suo, et Israel dilecto suo." Qui è, disse, il nostro Dio, e non ne verrà adorato altro che Lui. Lui che trovò ogni via della conoscenza e la diede a Giacobbe fanciullo suo e a Israele suo diletto. Seguono le parole di Isaia, il profeta che si trova al di sotto di Geremia. Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e verrà chiamato, il suo nome sarà Emanuele. Al lato opposto del portale, quindi sul lato destro, troviamo altre due statue con gli altri due profeti maggiori, Daniele ed Ezechiele. Daniele porta un cartiglio che recita così: "Dic sancte Daniel de Christo, quod nosti cum venerit in quod sanctus sanctorum cessavit unctio vestra." Dice San Daniele su Cristo che quando verrà il nostro Cristo nel Tempio finirà la vostra unzione. Ezechiele invece chiude dicendo: "Vidi portam in domini clausam", vidi la porta chiusa nella casa di Dio. Queste sculture, che sono così somiglianti a quelle che lo scultore Nicolò realizza a Ferrara, ci parlano dell'Antico Testamento, ci parlano, o meglio, di un ponte gettato tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È questo che sono i profeti, collegamenti, no? dagli scritti più antichi della Sacra Scrittura, collegamenti che annunciano la nascita, la futura venuta di Cristo. In particolare Daniele e Ezechiele qua ci parlano dell'inefficacia dell'antica legge della salvezza, mentre Geremia e Isaia parlano di Cristo come nuova porta della salvezza. Si configura anche quindi il tema del Cristo porta, che probabilmente era in qualche modo raffigurato intorno a questo portale, e si configura anche un esempio di quella che è, dicevamo, la mentalità, il modo di vedere, la visione del mondo rispetto del mondo dell'uomo medievale rispetto al senso stesso della cattedrale, ossia la cattedrale vista come rappresentazione del regno di Dio. I profeti quindi, come personaggi positivi, stanno alle porte della cattedrale, ma stanno alle porte della cattedrale perché non hanno incontrato direttamente Cristo, in quanto collegamenti proprio visivamente e logisticamente. Potremmo dire, sono correttamente collocati proprio al confine tra fuori e dentro, tra prima e dopo, tra passato e futuro.
ma basterà semplicemente allargare lo sguardo per vedere altre tracce di scultura romanica presenti intorno al portale. Sto parlando ad esempio dei due telamoni che si collocano ai lati del portale al di sotto di due colonne. A sostenere queste colonne sono figure virili, inginocchiate, che sostengono il peso strutturale di questo elemento e a livello simbolico sono un richiamo al peso del peccato, al peso della colpa e alla fatica, allo sforzo che bisogna fare per riscattarsi. Un'analoga funzione, un analogo valore simbolico dovrebbero avere anche quelle raffigurazioni che troviamo invece più in alto. Sono delle mensole scolpite, sempre con alcune figure virili in atto di sostenere elementi architettonici, in questo caso accompagnate anche da creature ibride, zoo antropomorfe, mostruose, qualcosa di simile a delle sfingi, qualcosa che essendo un miscuglio di esseri diversi e quindi un risultato di qualcosa di non naturale, sicuramente facevano riferimento a qualcosa legato al peccato o al male. All'impianto del portale appartengono anche altri frammenti scolpiti che probabilmente potevano essere parte di una stessa struttura, un pulpito interno forse, nella cattedrale romanica originaria. Sto parlando dei simboli del tetramorfo, ossia dei simboli dei quattro evangelisti che troviamo in un numero di due al di sopra di due capitelli sopra le colonnine accanto al portale, altre due invece murate nella parete in cotto soprastante. Abbiamo quindi il leone di San Marco, l'angelo di San Matteo, l'aquila di San Giovanni e il toro o il bue di San Luca. In realtà accanto a questi simboli possiamo anche vedere il frammento di un'altra scultura, probabilmente un pannello, doveva essere un pannello raffigurante i diversi segni zodiacali, perché rimane l'immagine di una donna con un rametto in mano che compie un balzo, che potrebbe essere il segno della Vergine, con un'altra testa di fianco che alluderebbe al mese di agosto, mentre un capretto accompagnerebbe la scena. Ora è veramente un frammento, qualcosa che manca di parti e di senso per come lo possiamo vedere oggi, però dobbiamo pensarlo all'interno di un sistema dove tutti i mesi e i segni zodiacali dovevano essere raffigurati.